Amici telespettatori, ci siamo, è venerdì e c'è Polifemo, un Polifemo diviso in due parti. Nella prima parte ascolteremo alcuni dei candidati al Consiglio Comunale di Taranto, ci sono ben 10 coalizioni e cercheremo di ascoltare il pensiero dei vari candidati, almeno uno per coalizione. Quest'oggi partiremo appunto con alcuni candidati, poi nelle puntate a seguire daremo spazio agli altri per completare, per rispettare la par condicio. Nella seconda parte invece ci occuperemo di attività sindacale, nello specifico del secondo congresso confederale USB Regione Puglia con i vari delegati rappresentanti di USB provenienti dall'intera regione. Ma partiamo con la parte di Polifemo dedicata alle elezioni amministrative 2017 per Taranto con alcuni dei candidati al Consiglio Comunale. La mia informazione, Polifemo, sono delle realtà libere, nel senso che io certamente sono un giornalista atipico che non la manda a dire, un giornalista che prende posizione. Però conosco anche il rispetto della democrazia e quindi nel momento in cui io faccio delle valutazioni politiche che certamente nulla intaccano l'aspetto personale, è giusto anche che il soggetto che è destinatario di certe mie considerazioni goda del diritto di replica. Andando al concreto, in medias res, siamo qui con Floriana De Gennaro, candidata appunto del movimento della lista La Scelta a supporto del candidato sindaco Rinaldo Melucci. Buonasera, io ho espresso delle valutazioni sulla sua scelta, mi scusi il bisticcio di parole, perché ho detto ma come mai, mi sembra davvero un po' incoerenza politica quella di partire come un movimento asettico, un movimento scevro come dire, dalle contaminazioni partitiche e poi andare a finire nel centro-sinistra. Questa è una mia valutazione, è giusto che lei esponga il suo pensiero. Beh certo, il nostro movimento nasce ad ottobre come movimento civico. Una precisazione che avrei voluto fare, e per questo che l'ho chiamata per avere il diritto di replica, è proprio questo. Il nostro movimento civico è nato per avvicinare la gente comune, i cittadini nuovi alla politica, quindi all'amministrazione della città. Non abbiamo mai rinnegato, e su questo si possono vedere le varie registrazioni e i vari dibattiti, le varie interviste che io ho rilasciato in questi mesi, non abbiamo mai rinnegato la politica, quindi i partiti, tant'è vero che noi recentemente avevamo anche fatto un'alleanza con un partito di fitto di Direzione Italia, quindi non abbiamo però mai mi perdoni, rinnegato. Passare dal centrodestra al centrosinistra, uno rimane un po' allora, stupefatto, no? Guardi direttore, è il nostro movimento civico all'interno del quale ci sono varie ideologie sia di destra che di centro che di sinistra, quindi non siamo mai, noi dobbiamo rappresentare tutti gli aderenti al movimento. Se prima c'era una convergenza a destra, ciò non vuol dire che si possa avere una convergenza a sinistra. Non a caso ci sono delle grandi coalizioni che sono portate per favorite, che al loro interno per un principio cosiddetto di inclusione hanno dentro estrema sinistra piuttosto che estrema destra. Quindi voglio dire, io non vedo tutta questa difficoltà a inglobarci in una coalizione di centrosinistra. Io ho detto provocatoriamente, ho detto ma cosa ha fatto Floriana De Gennaro il giro delle sette parrocchie, perché ci sono stati contatti con Chiarelli e quindi il movimento di Fitto, Direzione Italia, con Tisei, si dice anche con la Baldassarri e ora il centrosinistra. Cioè questo giro mi ha lasciato un po' perplesso quantomeno. Lei è sempre molto sarcastico nelle sue cose. Io non ho fatto il giro delle sette chiese, sono stati gli altri che mi hanno chiamato, perché in politica si dialoga a differenza di altri che non dialogano. Io ho dialogato con tutti perché sono entrata in questo mondo politico in punta di piedi, per cui ho e a tuttora ho un bellissimo rapporto con tutte le forze politiche tranne che con qualcuno, perché ovviamente dati gli isterismi non si può dialogare. Io dialogo con tutti, non ho problemi, perché quando si entra, ripeto, in un mondo politico la prima cosa fondamentale è il dialogo, è il confronto, cosa che invece con altri non si ha. All'interno del movimento ci sono state delle fuoriuscite.
chi evidentemente non condivideva questa linea. In principio ci fu Ricci e poi si sono susseguiti altri soggetti che, per carità, ognuno è libero di fare quello che crede, di rimanere, di sposare, di continuare la causa, di andar via, però si sono registrate delle defezioni. Lei a cosa le imputa? Allora, sicuramente non a degli errori nostri, ognuno è libero di fare ciò che vuole, può cambiare idea, solo gli stupidi non cambiano idea, quindi sicuramente avranno trovato la convenienza altrove, ci saranno stati delle loro problematiche interne, il movimento c'è. Avrà sicuramente un bel successo perché la risposta c'è, stasera noi presenteremo peraltro la lista di candidati, quindi di lì si può vedere anche la grande risposta che ha ancora oggi il nostro movimento sul territorio. Riguardo a Ricci, il signor Ricci, tra l'altro, che so che è molto suo amico, ha fatto una scivolata pazzesca nel nostro movimento. Io dico questo, non entro nel merito, che Ricci possa essere mio amico è una questione, però io sono imparziale. Nominate, come potrei nominarne altri che si sono allontanati, come pare Passarelli, Montrone e altri. Vabbè, sono delle scelte che sono state... così mi è stato, dalle mie informazioni mi risultava questo. Ok, in ogni caso voglio dire, io all'inizio ebbi a dire in un video proprio qui fatto in Piazza della Vittoria, ipotizzai 3 mesi fa una vicinanza, un connubio col centro-sinistra. O evidentemente avevo doti divinatorie, o avevo visto giusto, o è stata una semplice coincidenza. È stata una semplice coincidenza, perché, le ripeto, noi abbiamo trattato e abbiamo discusso con tutte le forze politiche in campo, perché, le ripeto questo concetto, la politica è fatta di dialogo, quindi è tuttora, noi dialoghiamo con tutte le forze politiche, perché in un'ottica di visione comune bisogna, non si può prescindere dal dialogo, perché domani in un'eventuale gestione non si possono avere ritrosie o comportamenti sgradevoli, comportamenti anche di chi la pensa in maniera diversa da te. Tutto qui. Ecco, per concludere, un movimento, la scelta nasce come una realtà che vuole evidentemente dire la sua in maniera diversa rispetto all'esistente politico, però poi si ritorna con le stesse forze. Dov'è la novità? Cioè, qui ci si trova col PD, con Melucci, vabbè, è un volto nuovo, quindi nulla da dire, però ci si trova col PD, ci si trova con Pelillo, ci si trova con Vico, ci si trova con tutta la realtà, con quel PD che è il partito di maggioranza, che è stato ed è il partito di maggioranza assoluta di questa uscente amministrazione, eppure voi non siete stati teneri con questa amministrazione, però vi siete imbarcati col soggetto politico maggiormente responsabile di questi 10 anni di immobilismo. Innanzitutto faccio questa considerazione fondamentale. Io non ho la tessera di partito del PD e rappresento questo movimento civico che io stessa con altre persone abbiamo fondato. L'obiettivo dall'inizio era quello di avvicinare la gente comune alla politica e questo ci siamo riusciti. Abbiamo poi dovuto all'interno del movimento prendere una scelta, perché la politica è fatta anche di aritmetica, e quindi abbiamo pensato... Allora qualcuno potrebbe dire convenienza, mi permetta così il mio essere cattivo pensante. Non è convenienza, è aritmetica, e quindi non è una questione aritmetica, è una questione, la politica ha bisogno anche dei suoi numeri, è ovvio, in tutte le cose, anche una semplice delibera di giunta ha bisogno dei numeri per l'approvazione, non è vergogna, è politica. No, per carità, è una scelta, è nulla di vergognoso, per l'amor di Dio, lungi da me. Tutti fanno i sondaggi e quindi il sondaggio presuppone l'aritmetica, quindi non è una vergogna. Il nostro movimento ha deciso di entrare a far parte di una coalizione, non fosse altro per la persona che è Rinaldo Melucci, che è una persona che proviene dalla società civile come sono io, è un grandissimo imprenditore, l'ho dimostrato, è un imprenditore del fare. Noi abbiamo sposato la persona di Rinaldo Melucci, che poi all'interno della coalizione ci sia un partito che, ricordiamo, è il primo partito di governo, beh, questo non può che far bene all'intera città, qualora l'amministrazione... In che senso può far bene, visto che finora ha fatto male?
Allora, le dico una cosa, per avere finanziamenti, per poter accedere a quelli che sono il dialogo con i fulcri della politica governativa e nazionale, purtroppo in Italia comunque, mi dispiace per lei, è il primo partito di governo è il PD, per cui necessariamente bisogna avere il dialogo sia regionale che governativo che europeo, con il partito che ricordiamo è il primo partito di governo. Ma questo ci sta pensando ora, non prima. L'ho pensato e l'ho detto allora guardi dottor Abate, io le dico soltanto una cosa, come lei ben sa, in tutte le coalizioni che sono maggiormente favorite, che potrebbero arrivare aritmeticamente al ballottaggio, ci sono i fuoriusciti dell'amministrazione uscente, quindi sia nella coalizione di Bitetti che nella coalizione della dottoressa Baldassari che nella coalizione di Melucci ci sono i rappresentanti che hanno amministrato la città, quindi qualora io fossi andata nella coalizione della Baldassari lei sicuramente non mi avrebbe fatto le stesse domande. Sul fatto della Baldassare che ci siano dei fuoriusciti per me non è un fatto di coerenza. E come lo dico per lei, così lo dico per le altre coalizioni. La coerenza è avvicinare gente nuova alla politica. Noi il vantaggio, il risultato lo abbiamo già ottenuto avvicinando gente comune alla politica. La coerenza noi c'è nel movimento perché all'interno della nostra lista, che è molto identitaria, ci sono tutte persone neofite alla politica e nessuno che abbia fatto politica. Poi la coalizione è tutt'altro. Noi non abbiamo tessere di partito. Chiaro è che ci siamo ritrovati sull'unico programma che abbiamo condiviso, abbiamo una visione entrambi, io e Rinaldo, di una visione della città incentrata, una politica incentrata soprattutto su quelle che sono le risorse del mare e sul turismo. Bene, non mi resta che farle in bocca al lupo, al di là delle divergenze di impostazione, però per carità, ho detto nulla di personale, per carità, in bocca al lupo. La ringrazio per la replica, grazie. Prosegue il nostro giro con i candidati al Consiglio Comunale, siamo con Tiziano Ricci, candidato appunto alla massima assise cittadina, con la lista Baldassari sindaco. Intanto Ricci, come sta andando questa campagna elettorale? Iniziata da parecchio, prima ancora diciamo dei termini canonici di presentazione delle liste, un po' di polemiche ci sono, è una campagna un po' acidula, come la sta trovando? Sì, tante polemiche, ci si getta fango reciprocamente, questo mi rattrista molto. Stanno subentrando anche degli attacchi personali che purtroppo non dovrebbero c'entrare nulla con la politica, però evidentemente c'è gente che agisce in questo modo e quindi lascio il tempo che trova. Io ho le spalle larghe, quindi riuscirò a sopportare quest'altro macigno qualora dovesse venire. Ecco Ricci, noi stiamo realizzando questa intervista proprio nella sua attività commerciale, la nota pizzeria Ricci, pizzaiolo, una tradizione. Come mai ha deciso di impegnarsi in politica e perché con Stefania Baldassari? Ma ho deciso di impegnarmi in politica perché, anche se era proprio fuori totalmente fuori dai miei pensieri, ho deciso di farlo principalmente perché sono diventato papà da un mese, come tu sai bene. Papà di una splendida creatura, sì, bella, massiccia come il papà. Bravo, bravissimo. Quindi sono papà da poco più di un mese e quindi è una cosa che mi ha spinto principalmente per il futuro di mio figlio e dei nostri figli, perché non vorrei che mio figlio un domani arrivasse all'età dove subentrerebbe il discorso università, andasse fuori Taranto quando abbiamo una città meravigliosa che sicuramente può offrire molto di più di quello che attualmente ha. Quindi è questo principalmente, il futuro di Taranto e il futuro dei nostri figli. Ricci, perché la scelta è caduta su Stefania Baldassari? Ma Luigi, perché si è dimostrata fin dall'inizio una persona estremamente coerente con tutto quello che ha sempre detto, e ha detto quello che era il suo progetto, e quindi non ho visto nulla che poteva farmi pensare che potesse essere una persona poco affidabile. Poi ovviamente io, essendo un commerciante, stando giornalmente a contatto con 200-300-400 persone al giorno, normale che un po' di sondaggi li fai, è umano questo, quando senti tutte le persone, e ripeto tutte le persone, che non è poco,
che parlano bene di questa persona, insomma, ti fai due domande, dici evidentemente c'è un motivo. Ecco, Ricci, intanto ho appreso che lei finora è l'unico candidato al Consiglio Comunale che ha dichiarato che in caso di elezione rinuncerà alla sua indennità devolvendola per cause benefiche, per minori con problemi di salute, minori a rischio, insomma per finalità benefiche. Come mai? Che sono l'unico, me lo dici tu. Finora. Che sono l'unico, me lo dici tu. Io faccio il mio percorso non pensando agli altri, onestamente. Io ho espresso pubblicamente il mio volere di devolvere in opere benefiche che possono essere svariate, non sto qua a elencare, che documenterò mese per mese facendo delle dirette Facebook, proprio per non essere detto bugiardo, Ricci, bugiardo, come capita spesso. Io lo farò e farò delle dirette per dimostrarlo. L'ho fatto pubblicamente perché volevo lanciare un messaggio a tutti coloro che si stanno affacciando a questa carriera politica, chiamiamola così, soltanto per avere uno stipendio a fine mese o per mettersi in aspettativa al proprio posto di lavoro. Che per l'amor del cielo non condanno nessuno, ognuno fa quello che ritiene più opportuno in base alle proprie esigenze lavorative. Io voglio vivere del mio lavoro senza rubare soldi alla città di Taranto, perché magari il mio stipendio, pseudostipendio, si potrebbe usare per fare altro. Anzi, il mio sogno sarebbe, questo è un appello che adesso mando, il mio sogno sarebbe, se dovessi entrare in comune, raggruppare vari consiglieri comunali, tutti sarebbe un grosso sogno, raggruppare vari consiglieri comunali che magari non hanno l'esigenza di prendersi il gettone di presenza a fine mese e creare un fondo che poi potrebbe essere utilizzato appunto per scopi benefici importanti e necessari per la città. Ricci, vediamo un po' i programmi, gli argomenti, le tematiche che lei affronterebbe con maggiore vigore, con maggiore decisione. I programmi sono... Il programma è abbastanza ampio, più volte Stefano. Gli aspetti, quelli a lei più cari, più vicini. Sì, gli aspetti più cari, vabbè, sappiamo tutti quanti che... Dal mondo del commercio, quindi. Certamente vengo dal mondo del commercio, però qualora dovessi essere eletto sarò un rappresentante di tutti i cittadini, quindi non mi potrò più basare soltanto sul commercio, anche sul commercio, quindi si parla del turismo, Taranto credo che sia ormai noto a tutti, spero, noi operatori del settore lo diciamo da anni, finalmente qualcuno ha incominciato a capirlo, che Taranto deve essere una città basata sul turismo, università, quindi giovani, dare opportunità ai giovani, incentivare l'artigianato, incentivare le attività commerciali, perché Taranto è una città basata sul commercio. Perché bisogna ancora focalizzarla sull'industria? L'industria credo che ormai già appartenga a un qualcosa di passato che sicuramente deve essere risolto. Io non posso permettermi di parlare di Ilva, tutti quanti parlano di Ilva, di Ilva, di Ilva. Io non posso permettermi di parlare di Ilva perché non sono un esperto in quello, però Taranto non è solo Ilva, non deve essere solo Ilva, Taranto deve essere tutti gli aspetti belli che ha, quindi mare, sport, turismo, giovani, è questo che deve essere Taranto, il futuro deve essere questo. Un'ultima battuta, un ultimo momento, abbiamo intervistato nell'ambito di questo giro che stiamo facendo con i candidati al Consiglio Comunale Floriana De Gennaro, candidata con il Movimento La Scelta, movimento del quale lei inizialmente faceva parte. C'è stata un po' di acredine forse da parte della De Gennaro nei suoi confronti, diciamo acredine così per modo di dire, sul fatto che lei ha lasciato il movimento. Cosa si sente di dire? Ma guarda Luigi, io non mi sento di dire nulla perché non sono così scorretto da poter danneggiare altre persone. Io ero uno dei soci fondatori del Movimento La Scelta, me ne sono andato perché non rispecchiavano più le mie idee.
D'altronde io non sono un tipo che ha fatto accordi con nessuno, non ho fatto accordi con Stefania Baldassarri, non mi sono seduto a un tavolo a dire quello è mio, quello sarà tuo, perché io non posso permettermi di... Io sono un umilissimo lavoratore che vuole dare qualcosa alla città, quindi io non sono tipo che fa accordi con nessuno. Ho visto all'epoca che la scelta non rispecchiava più i miei ideali, il mio modo di pensare, il futuro che vedevo per Taranto. Alla fine si è avverato quello che pensavo io e quindi ognuno prende le proprie strade, non mi interessa più niente. Può dire tutto quello che vuole la signora De Gennaro, facciamo due strade diverse, basta così. Bene, in bocca al lupo Ricci. Grazie. Anna De Vincentis alla mia destra e Antonio Lenti alla mia sinistra, candidati al Consiglio Comunale di Taranto per Taranto Respira a sostegno del candidato sindaco Vincenzo Fornaro. Come sapete la legge elettorale prevede la preferenza uomo-donna e quindi all'interno di Taranto Respira c'è stato questo binomio, questo abbinamento appunto tra Anna De Vincentis e Antonio Lenti. Partiamo da Anna De Vincentis, nuova rispetto all'agone politico, un rappresentante quindi della società civile. Anna De Vincentis è contitolare di un'agenzia di viaggi, da sempre ha manifestato una certa sensibilità ambientalista, attenta alle problematiche dell'associazionismo, poi la scelta di scendere in campo. Sì Luigi, come ben sai non era nei miei progetti la candidatura, ho accettato l'invito del mio caro amico Antonio Lenti proprio perché voglio portare una svolta a questa città. Come ben sai sono abituata a viaggiare molto, quindi a conoscere diverse realtà rispetto a quelle tarantine e questo è stato il punto di partenza, cioè portare il mio bagaglio culturale appreso in tutti questi anni di lavoro a disposizione dei cittadini. Io dico sempre che vedo realtà che fino a 20 anni fa erano completamente diverse, che grazie a una politica volta al turismo si sono completamente trasformate, come il caso di Budapest che sono appena stata e che viene anche citata ovviamente dal nostro programma elettorale. Se si vede il Danubio 20 anni fa era un fiume lasciato a se stesso con una città che subiva i danni di quelli che erano i passati governi e che oggi è completamente diversa. Quindi io sogno per la mia Taranto un futuro simile, cioè dalle rovine dei vecchi politici un nuovo futuro basato su noi giovani. Passiamo ad Antonio Lenti, una grande partecipazione, un grande impegno da anni e anni nel mondo dell'associazionismo, delle rappresentative studentesche, a testimonianza che i giovani credono e devono essere coinvolti nel cambiamento. Sì, io sono Antonio Lenti, ho 25 anni, sì, effettivamente faccio attivismo sin da quando andavo a scuola, 2007, ho iniziato le prime battaglie per la scuola pubblica e dopodiché mi ha formato, diciamo, tutto grazie ad una mia ex professoressa che mi ha formato quella coscienza ambientalista, insomma, quando nel 2008 ci sono state le prime manifestazioni, si è iniziato un po' a scoperchiare quel vaso di Pandora che poi tutta la cittadinanza effettivamente è andata, e quando è sceso in piazza durante le varie manifestazioni e così via. La candidatura è per me il frutto di un percorso maturato negli anni. Ovviamente sono stato già candidato in passato nel 2012 a sostegno di Angelo Bonelli, sempre con la lista Taranto Respira, e quindi coerentemente ho continuato il percorso in Taranto Respira, che è una lista civica che ha 5 anni di vita e che nel territorio ha operato in questi anni facendo banchetti, facendo iniziative e così via. Quindi come piace dire sempre a me, dentro o fuori le istituzioni noi faremo sempre politica. Una Taranto senza Ilva. Una Taranto senza industrie inquinanti, non solo Ilva, ma perché a Taranto come ben sappiamo abbiamo Eni, Cement, Marina Militare. Marina Militare, Arsenale, le discariche, l'inceneritore è una questione di qualche... Ora anche il raddoppio del...
della centrale termoelettrica di Massafra. Esatto. Quindi sicuramente basare, allora noi abbiamo basato il nostro programma sull'agenda europea 2030 che tratta degli obiettivi di sviluppo sostenibile. E cosa propone questa, cosa propone l'agenda europea redatta tra l'altro dalle Nazioni Unite? L'abbiamo recepita e fatta nostra all'interno del nostro programma per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile, per far sì che Taranto diventi in linea con gli standard europei, diciamo mettendo al bando i vecchi modelli di sviluppo. Per concludere, perché Vincenzo Fornaro? Soprattutto perché è una persona onesta, pulita, una persona che ha subito i danni di questa, che ha pagato le spese di questo inquinamento, sappiamo tutti qual è la storia di Vincenzo, ma soprattutto perché è una lista perfetta, come dice sempre Antonio, in quanto all'interno ci sono ogni rappresentante di una... delle varie categorie, sociali. Delle varie categorie, quindi davvero persone che non hanno fatto, non sono nate dei politici, che hanno tutti una loro professione, che potrebbero dare davvero un contributo a questa città. Ieri Angelo Bonelli come candidato sindaco, oggi Vincenzo Fornaro. La scelta è in perfetta continuità, noi non siamo cambiati, anzi, come ben sai, 5 anni fa abbiamo sfatato a livello politico perlomeno il tabù dell'Ilva chiusa, nessuno ne parlava, ci prendevano per pazzi, oggi tutti ne parlano. Si è un cavallo di battaglia per molti, su cui si è saliti. Esatto, per molti sono... però va benissimo così, vuol dire che probabilmente abbiamo lavorato bene, dispiace magari che si vada divisi, però va bene lo stesso, l'importante è che... non è importante che lo faccia io o Luigi, l'importante è che si arrivi comunque all'obiettivo. È chiaro che poi ci sono alcuni che la pensano anche un po'... Certo, però le divisioni nel mondo, diciamo, ambientalista dell'antisistema, no? Sì. Dispiace, fa male e oltretutto, come dire, avvantaggia la partitocrazia. È vero, fa male, molto male. Io perlomeno ho tentato fino all'ultimo minuto ho cercato di poter riunire un po' tutti quanti, però poi ognuno per varie non so, decisioni proprie ha deciso di andare per conto suo. In ogni caso noi continuiamo per la nostra strada, ripeto, è un progetto che abbiamo iniziato con Angelo Bonelli che continua con Vincenzo Fornaro. Perché Vincenzo Fornaro? Perché Vincenzo Fornaro rappresenta bene o male il simbolo della riconversione, perché lui fuori dalle istituzioni è riuscito a reinventarsi, a risollevarsi, e allora noi l'abbiamo proprio preso come un simbolo, ripeto, della riconversione che vorremmo noi per la nostra Taranto, economica, culturale, sociale e ambientale. Bene, io ho sempre cercato nella mia vita di essere imparziale e credo di esserci riuscito, ascoltando tutti, pungendo, bacchettando anche i vari candidati, perché vogliamo risposte, Taranto soffre e a prescindere dai colori politici pretendiamo appunto delle risposte che non dico risolvano le sofferenze, ma almeno le prendano in considerazione. Per ora ce ne andiamo in pubblicità, a seguire altri candidati. Dottor Gennaro Viesti, candidato al Consiglio Comunale di Taranto per la lista Taranto Respira a sostegno del candidato sindaco Vincenzo Fornaro. Il dottor Viesti è il responsabile della divisione di pneumologia della casa di cura Villa Verde. Beh, intanto, dottor Viesti, come nasce questa idea di candidarsi e perché il sostegno a Taranto Respira e a Vincenzo Fornaro?
Beh, per chi mi conosce potrà sembrare un po' strana questa mia candidatura, ma strana non è. L'abbiamo ponderata molto in famiglia, io insieme con mia moglie Nadia, nota attivista in ambito ambientale, alla quale riconosco una grande grandi sentimenti e un sentimento di giustizia davvero notevole e mi ha dato una grossa mano nel prendere questa decisione. Da cosa nasce? Io sono pneumologo, lei l'ha detto, mi interesso di malattie dell'apparato respiratorio da sempre, mi sono specializzato nel 76 e le malattie dell'apparato respiratorio sono quelle che sono più a contatto con i problemi ambientali. Il nostro apparato respiratorio è il primo organo che viene a contatto con tutti gli inquinanti, che possono essere non solo quelli ambientali, che può essere il fumo di sigaretta, che può essere gli inquinanti di tipo professionale. E, quando nel 2012 scoppiò il famoso caso Taranto con la pubblicazione dello studio epidemiologico Sentieri, la cosa mi interessò tantissimo ed fu allora che iniziai a seguire un po' il gruppo degli ambientalisti. Io mettevo a confronto... All'epoca c'era Alta Maria, no? Questa grande unione. Esattamente, c'era la grande unione. Io arrivai immediatamente dopo Alta Marea, arrivai insieme a Bonelli praticamente, quando arrivò poi Bonelli a Taranto. Le malattie dell'apparato respiratorio quindi erano lì in prima fila e il fatto iniziai a interessarmi della salute dei cittadini. Io avevo una figlia abbastanza giovane e la salute dei cittadini mi interessava particolarmente. In tutti questi anni nulla è cambiato, anzi la situazione ambientale a Taranto è peggiorata. Bravissimo, in tutti questi anni la situazione non è cambiata. Allora le devo dire che interessarmi di questa, il fatto di essermi interessato di questi argomenti mi ha portato a fare varie relazioni tra i colleghi anche fuori Taranto, anche nei nostri riunioni regionali. L'ennesima riunione che ho avuto poche settimane fa è stata quella che mi ha fatto scattare l'idea. Sa perché? Perché si parlava di inquinamento e posso far vedere questi due su un giornale online, su un quotidiano online, ho trovato questi due articoli. Posso mostrarli? Questi articoli. Piccoli omicidi. Nel mondo quasi 2 milioni di bambini sotto i 5 anni muoiono ogni anno a causa dell'inquinamento, uccisi dal cambiamento climatico e dall'acqua contaminata. Bene, nella pagina accanto questo secondo articolo. Sentinel 2B, il satellite che tiene d'occhio la salute del verde della Terra. Ma mi è sembrata un'ipocrisia così grande. L'uomo così ipocrita mi ha fatto venire appunto in mente l'ipocrisia che i tarantini hanno subito con i vari decreti Salva Ilva che qualcuno si è permesso di chiamare. Ammazza Taranto più che Salva Ilva. Che qualcuno si è permesso di chiamare Salva Taranto, anche Ammazza Taranto, ha ragione lei. Oppure i consigli ipocriti, secondo me ipocriti. Cioè... Mi correggo, Ammazza Taranto oltre che Salva Ilva, correggiamoci. E poi i consigli ipocriti che la regione, l'ARPA, la nostra ASL ha dato nei confronti dei cosiddetti Wednesdays. Il Wind Days, ma come si fa a dire a delle persone? Chiudetevi in casa quando c'è vento, mi sembra veramente. E questo credo che sia stato il momento... La molla. Ecco, dottore, che tipologia di città lei
ove mai eletto consigliere comunale, vorrebbe disegnare. La Taranto che sogna. Ma guardi, la Taranto che sogno è legata sempre alla mia professione, perché guardi, io... È prestato, bravissimo, alla politica. Bravissimo. Io sono un medico, rimango un medico. Il mio sogno è quello di fare il mio dovere di cittadino, il mio dovere di medico, il mio dovere di padre e di nonno, e quindi il sogno mio è quello di avere, di fare un passo indietro, di riuscire a trasformare questa città da città tra virgolette industriale a città vivibile, a dimensione Duomo. In bocca al lupo. Cosimo Giuliano, candidato al Consiglio Comunale di Taranto per la lista Laboratorio Democratico a sostegno di Piero Bitetti, candidato sindaco. Mimmo Giuliano, Mimmo per gli amici, un impegno che continua. Lei è già stato consigliere circoscrizionale nel Borgo, da dove stiamo appunto registrando, un impegno nei confronti della città, dei cittadini. Lei ha sottolineato in più occasioni la vicinanza alle classi, alle categorie più deboli. Sì, questo è stato sempre il mio motto, anche quando ero consigliere circoscrizionale. I cittadini ricorderanno bene che ogni anno organizzavo un dono sotto l'albero quando era Natale. Ero molto vicino a quelle famiglie bisognose, l'ho fatto anche quando non ero niente, non ero stato eletto, ho continuato sempre a stare vicino a questa gente, perché realmente mi rendo conto che più andiamo e più la città si sta impoverendo. Il Borgo si sta svuotando, negozi storici che chiudono per sempre le saracinesche. Sì, questo è un altro punto che, se la gente mi premierà e mi darà la fortuna di farmi andare in consiglio comunale, mi batterò molto per quanto riguarda l'ampliamento che l'Auchan ha chiesto. Secondo me è sbagliato. Cioè, si batterà contro, intende? Sì, sì, mi batterò contro l'ampliamento dell'Auchan, anche perché, come ben notate, qui al Borgo è diventato un cimitero. Tutti i negozi hanno abbassato tutte le serrande. E con l'apertura e l'ampliamento dell'Auchan sarà il colpo di grazia per questa città. Mimmo Giuliano, è tipico proprio delle campagne elettorali il fenomeno dei candidati che finora non sono mai esistiti in giro come cittadini, poi l'ultimo mese, gli ultimi due mesi danno segno della propria esistenza, incominciano ad aprire comitati locali, chiedono il voto, e l'impegno deve essere costante, non solo utilitaristico per strappare il voto. Sì, e di questi giorni vorrei dire della Baldassari, che si sta pubblicizzando facendo banchetti per i poveri. Ma la Baldassari sa che i poveri sono poveri sempre, non soltanto il giorno delle elezioni. Vicino a questa gente bisogna stare 365 giorni all'anno, non soltanto il giorno delle elezioni. Io chiedo, faccio un appello ai cittadini di Taranto. Quando vengono che vi offrono il pacco spesa, i buoni della benzina, quello che sta succedendo oggi. I pagamenti delle bollette. Ricordate, non vendetevi per un pacco di pasta, perché voi rimarrete con il pacco di pasta e state dando il lavoro a quelle persone e voi rimarrete sempre disoccupati. Giuliano, per concludere, due le priorità assolute per Taranto: ambiente ed occupazione. Certo, l'ambiente, tutti hanno fatto cavalli di battaglia, poi alla fine, diciamo, ho visto gente che faceva le battaglie per la campagna elettorale, l'ambiente, poi oggi li vedo candidati. Ed è gente che lavora all'interno dell'Ilva. Allora, quando uno porta una battaglia avanti dove lui mangia, a questo punto dovrebbe dare le dimissioni e dire: allora a questo punto sto a casa, visto che voglio la chiusura dell'Ilva. Per quanto riguarda l'occupazione, c'è in giro gente che va promettendo posti di lavoro, non so dove usciranno tutti questi posti di lavoro. Neanche fosse l'ufficio di collocamento. Sì, io noto gente che si affaccia per la prima volta in politica a queste campagne, già va promettendo posti di lavoro, ma cioè siamo arrivati all'assurdo, veramente siamo arrivati. Io spero che la gente apri gli occhi e quando vai in cabina, prima di utilizzare la matita, che utilizzassi il cervello.
Avvocato Gina Lupo, candidata al Consiglio Comunale di Taranto per la lista Bene Comune a sostegno del candidato sindaco Piero Bitetti. Un cammino da completare, da percorrere ancora con riferimento alle problematiche dei più piccoli, dei discenti, penso agli asili nido, penso agli asili, penso alle scuole. Lei è stata assessore alla cultura e alla pubblica istruzione, penso che su questa strada intenderà proseguire il suo percorso politico-amministrativo. Beh, assolutamente sì, andiamo per ordine, Luigi. Allora, problema asili nido. Ho licenziato e ho portato in giunta già dal mese di ottobre 2016 una delibera votata all'unanimità su un piano triennale di assunzioni grazie allo sblocco delle assunzioni del decreto Madia del gennaio 2016. Questo cosa significa? Significa che già da subito il Comune di Taranto può sostituire le educatrici e le coordinatrici che sono andate in pensione nel turnover, ma soprattutto può assumere, non abbiamo fatto in tempo a preparare il bando di assunzioni perché siamo stati vicini alla campagna elettorale, quindi abbiamo da completare con il bando di assunzioni questo, perché mancano coordinatrici, mancano educatrici nella misura addirittura di 40-50 persone da assumere. Asili nido da continuare il lavoro che stavo facendo di mettere in sicurezza, abbiamo controllato tutta la strumentazione, abbiamo potenziato licenziando delle delibere il materiale didattico, il materiale d'uso, addirittura giocattoli che non venivano cambiati da molti anni sostituiti, potenziare l'offerta formativa degli asili nido, penso alla lingua inglese che può entrare da subito negli asili nido, penso agli animali che possono entrare negli asili nido, perché l'amore per un animale, come abbiamo dimostrato già con l'angolo della carezza che siamo riusciti a realizzare in un istituto, c'è proprio la pet therapy, bravo, può aiutare il bambino nell'amore e nel rispetto reciproco, questo consente di sconfiggere alcuni problemi di autismo ma anche di bullismo, proseguire in ogni scuola, perché non ho fatto in tempo a completare la campagna antibullismo, anti-cyberbullismo e pedofilia in tutti gli istituti che ne avevano fatto richiesta, è una campagna totalmente gratuita, abbiamo da coprire altre cose, potenziare e risolvere finalmente il problema dell'asilo del Vasto, abbiamo lasciato con i lavori in corso, quindi mi auguro, e qui ci gioco la faccia, come ho detto già quando ero assessore, che l'asilo del Vasto non si chiuderà, è un principio mio che voglio piazzare, l'asilo del Vasto deve riaprire e sarà un punto addirittura più potenziato, perché stiamo pensando anche ad un museo, di potenziarlo ad esempio con un museo del giocattolo che può essere inserito attraverso delle visite guidate dei turisti che verranno a vedere appunto le colonne doriche, il castello aragonese, e potrebbero vedere anche un museo del giocattolo. Voglio ricordare a chi ci segue che noi siamo patria di Archita, ed Archita fu il primo scopritore ed inventore dei primi giocattoli, gli uccelli animati e quant'altro, quindi possiamo riappropriarci anche di questa valenza storica. Scuole elementari, noi siamo proprietari delle strutture, abbiamo ancora da controllarle tutte e vedere la problematica dell'amianto e della sicurezza nelle scuole. Avete seguito la vicenda della Pirandello, ero assessore quando fu stabilito di mettere le famose telecamere che hanno consentito ad esempio di individuare gli autori di quei danneggiamenti. Continuare nell'opera quindi di sicurezza, dobbiamo per i bambini dare anche qui nelle scuole elementari diverse esperienze. Quali sono le esperienze? Ad esempio la lettura, il campionato di lettura ad alta voce, che comunque è partito grazie a me, ma vorrei potenziarlo e farlo diventare un appuntamento fisso nella nostra città, perché questo avvicina i bambini alla lettura, i quali sono invece abituati agli smartphone e ai cellulari, quindi la lettura è una cosa fondamentale, permette al bambino di viaggiare con la fantasia, quindi dobbiamo avvicinare i bambini alla lettura. Addirittura alcuni pediatri, Luigi, hanno detto che il bambino piccolo ha difficoltà di stringere tra le mani il foglio, cioè addirittura ha perso l'elasticità del movimento, quindi dobbiamo abituare il bambino all'uso del libro. Scuole, abbiamo detto asili nido, abbiamo detto problematica delle scuole elementari, potenziare con esperienze come gli animali, vedi l'angolo della carezza che abbiamo fatto con l'Istituto Don Bosco e Lorenzini di Taranto, che ha avuto un successo enorme, perché lì ho visto veramente i bambini felici e hanno avuto all'interno della scuola pecorelle, caprette, poni e quant'altro. Il bambino deve essere abituato al contatto con la natura, al contatto con l'animale. Abbiamo tralasciato, non sono riuscita a realizzare la settimana della cultura dei ragazzi, sarebbe stata una settimana bellissima dove i bambini e i ragazzi della nostra città avrebbero potuto cimentarsi con la creazione di libri, con l'arte, col teatro, con lo sport, con la storia, rappresentando sia l'epoca di Sparta, quindi della Magna Grecia, ma che l'epoca anche del Medioevo e dei Crociati. È un progetto che è già stato ideato e realizzato da me, occorre semplicemente licenziarlo. Avevamo addirittura anche pensato ad una regata navale sotto la ringhiera in costume, quindi i progetti ce ne sono stati tanti e sono tutti da portare a compimento perché sono stati già tutti abbozzati.
Bene, nella seconda parte invece ci occuperemo di attività sindacale, nello specifico del secondo congresso confederale USB Regione Puglia. Presenti i vari delegati dell'USB provenienti dall'intera regione per affrontare le problematiche del settore pubblico e privato. Dicevo, ora un momento simpatico, scherzoso, abbiamo un bel talento, un cabarettista pugliese, Peppe Zero, il quale con una nota di simpatia, col non prenderci molte volte troppo sul serio, ci allieta, ci fa sorridere. E in questi momenti dove veramente ci sono i drammi, e a livello internazionale e a livello locale, sorridiamo un po'. Sorridiamo che è meglio, Peppe Zero. Ridiamo che è meglio. L'ho messa la benzina. Ah sì? E perché siamo rimasti a terra? Che la macchina è a diesel. Ma vaffanculo, va. Metti la benzina. Quella benzina, vaffanculo, va. Scusa, ma che è morto? Un signore che abita nel palazzo qua. Ah, com'è morto? Bruciato vivo. Bruciato vivo. Ah, scusa, e tu come fai a sapere? Ha scritto. Si è spento lentamente all'età di 100 anni. Ah. Buonasera. Buonasera. Prego. Volevo vedere un paio di occhiali. Vuoi le lentini da sole? No, se mi dai anche la montatura è meglio. Salve, buonasera. Buonasera. Scusi, siccome c'è mio marito che si è iscritto da poco a un corso di paracadutismo, volevo sapere, voi vedete paracadute qui? Certo, ne abbiamo tre tipi. Uno da 160 euro, uno da 200 e uno da 250. Oppure ce ne abbiamo uno che costa un po' di più, però è il top della gamma. Sì, io voglio il migliore. Questo qua. Ah. Eccolo qua. Vedi? Anche bello mimetico. Senta, come funziona? Semplice. Tuo marito quando si butta dall'aereo deve tirare la leva. Ah. Facile. Senta, se non dovesse funzionare la leva? Se non dovesse funzionare la leva B. Facile. Ok. Okay? Siccome sono molto premurosa. Abbastanza. Volevo sapere, se non dovesse funzionare neanche la leva B? Semplice signora, può tirare la leva C. Ah. Va bene? Ok, grazie. Ecco qua, prego. Senta, come ha capito, io sono molto molto premurosa. E se non dovesse funzionare neanche la leva C? Qual è il problema? Se lo scontino dentro. Venite che ve lo cambio. Ridiamo che è meglio. Ma ora ce ne andiamo in pubblicità.